Il comune di Perugia è sempre a fianco di Avis Comunale Perugia, con l'intitolazione addirittura ora di una rotonda. Di cosa si tratta? Si tratta di un riconoscimento che l'amministrazione comunale, in particolar modo l'assessore Vaghe, la commissione toponomastica, hanno voluto fare non solo all'associazione Avis, ma ad un gesto, alla donazione, e quindi verrà intitolata questa rotonda a tutti i donatori di sangue, proprio per ricordare l'importanza di un gesto generoso e necessario. Il Comune ha sancito una delibera proprio in questi giorni in cui verrà inviata una lettera a tutti i ragazzi che compieranno 18 anni per invitarli alla donazione. Quanto è importante questo traguardo? È molto importante, sono due gesti abbastanza forti che abbiamo cercato di dare come segnale verso comunque la solidarietà, la generosità, ma soprattutto sapere che questa generosità può portare a salvare una vita umana. Crediamo che sia molto importante per i ragazzi, quindi i diciottenni avranno una lettera del sindaco in cui gli farà gli auguri per aver compiuto i 18 anni e nello stesso tempo gli ricorda che c'è un gesto praticamente di grande generosità che è la donazione praticamente del sangue e degli organi. Quindi noi vogliamo praticamente mettere tutto nello stesso quadro, perché comunque i giovani devono comunque avere quella sensibilità forte di cui comunque diversi adulti hanno, ma occorre praticamente allargarla ai giovani. Soprattutto, come diceva il presidente Rasimelli, occorre pensare anche all'invecchiamento della popolazione, quindi cominciare a pensare a sostituire alla generazione passata con una generazione nuova che ha tanta volontà comunque anche di fare questo gesto di grande generosità. Sì. Degli appuntamenti importanti per festeggiare i 50 anni di Avis, quali sono? Un mese ricco di appuntamenti, partiamo domenica 5 dalle ore 8 alle ore 12 Pian di Massiano, un percorso di 50 km che l'Athletic Avis ha voluto regalare all'Avis comunale per i suoi 50 anni, ci sarà una parte competitiva e una parte non competitiva. Sentivo prima dovremmo essere circa 200 persone, quindi un numero di adesioni importante. Il 14, appuntamento molto importante, perché ci sarà l'inaugurazione della rotonda all'interno dell'ospedale Santa Maria della Misericordia del nostro Silvestrini, una rotatoria intitolata a tutti i donatori di sangue. L'Avis l'ha voluto fortemente dedicare a tutti i donatori, non ai donatori Avis, perché il donatore è un valore assoluto. Poi Avis va benissimo, ma è importante questo, alle ore 16 del 14. E poi per chiudere, o meglio, un altro appuntamento importantissimo per noi, il 18 di giugno insieme a Borgobello, il distretto del Sale e tantissime altre associazioni, dalle ore 17 alle ore 24, anzi dalle ore 10 della mattina alle ore 24, ci sarà una giornata social, quindi Borgobello dedica tutte le associazioni e lì festeggeremo i nostri 50 anni. Ci sarà un concerto, ci sarà musica, ci saranno gelati per tutti. È un modo per stare insieme divertendoci e ricordare un valore assoluto e importante che è la donazione del sangue. Poi il 30, per chiudere questo mese, partirà un'estate ricca di appuntamento nel quartiere di Montegrillo con l'associazione Perugia Solidale, e quindi anche lì staremo due mesi insieme alla gente, quindi ci divertiremo in questo mese, ma è importante perché giugno, luglio e agosto sono mesi tradizionalmente dove le donazioni diminuiscono, invece noi abbiamo l'assoluta necessità che i perugini continuino a donare anche in estate.